Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dobbiamo parlare di una cosa veramente molto 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 importante, perché c'è un talento italiano che è completamente diverso dai soliti nomi che io vi propongo sul canale, su cui Paratici ha già messo gli occhi da tanto tempo, veramente. È un video questo che è una sorta di replay di un vecchio video che io ho pubblicato già su questo ragazzo presentandomi nelle caratteristiche. Non ricordo quando io l'abbia pubblicato, credo in estate, l'estate scorsa ovviamente, ma ho deciso di andare a, diciamo, rimpolparlo perché ci sono nuovi, diciamo, casi, ci sono nuove situazioni che possono essere analizzate. Parlo di Alessio Riccardi. Ecco, per chi mastica un po' di calcio giovanile, per chi segue le primavere, eccetera, eccetera, Alessio Riccardi è un nome che sicuramente, ragazzi, arriva qui dritto sul piatto d'argento. Sapete già di quello che andiamo a parlare. Parliamo di una mezzala di 19 anni della Roma. Parliamo di un ragazzo su cui si sono accesi i fari delle principali league europee. E parliamo di un ragazzo che può fare tre ruoli, perché Riccardi è un giocatore che può fare la mezzala, che può fare il mediano e che, per come la vedo io, può giocare anche in un centrocampo a due. Quindi può interpretare due/tre ruoli ed è molto importante questa cosa nel calcio moderno. La cosa che mi fa pensare di più di Riccardi è un'altra cosa che sinceramente mi ha fatto un po', diciamo, stravedere. 19 presenze nei campionati giovanili quest'anno, 11 gol e ovviamente 4 assist o 5 assist, adesso non ricordo bene. Comunque, per un centrocampista centrale, un rendimento del genere sotto porta, ci rendiamo conto che stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso rispetto al solito? Perché ragazzi, un centrocampista centrale che in 19 presenze mi centra la porta 11 volte e segna 11 volte, vuol dire che questo ragazzo è bravissimo nel fare una cosa che alla Juve manca a centrocampo su 3 anni: gli inserimenti. Ora, non voglio dire che la Juve deve prendere Riccardi e lo deve mettere titolare a centrocampo, perché è ovvio, come la maggior parte dei talenti della sua età, all'interno di un centrocampo come la Juve scomparirebbe, sentirebbe il peso di quella maglia, di quella storia, di quella, diciamo, di quello stadio, quindi non riuscirebbe, secondo me, a rendere ai suoi livelli. Però se io dovessi consigliare oggi un talento italiano del settore giovanile di qualche squadra che mi piacerebbe vedere alla Juventus subito, immediatamente, quindi se io dovessi prendere le redini della Juventus in mano e dire andiamo a prendere un talento italiano giovane, vi vado a prendere Riccardi dalla Roma. Ed è inspiegabile una cosa, ed è una cosa che assolutamente mi fa rimanere veramente stizzito: perché la Roma non punta su di lui? Perché la Roma non prova a metterlo in prima squadra? Perché la Roma non riesce a capire che comunque attualmente, con la situazione che la Roma ha in squadra, si ha anche un po' bisogno di questi talenti giovani che entrano, che hanno questo DNA nuovo. Cosa serve avere un talento del genere in primavera che già si esprime a dei livelli diversi? Poi dite, Matt, ma come hai detto 30 secondi fa che la Juve non lo metteresti a centrocampo, qua adesso lo metteresti alla Roma, ma giocare, con tutto il rispetto, io non ho niente contro la Roma, però giocare con la Roma, giocare con la Juve, c'è un po' di differenza, ma senza offendere la Roma, semplicemente perché a Roma hai meno tensioni addosso, hai meno responsabilità. Se la Roma non vince lo scudetto un anno non succede niente, se la Juve non vince lo scudetto un anno vedi i caroselli che partono da Corso Galileo Ferraris e arrivano fino alla piazzetta, voglio dire. È una cosa, sono due pesi completamente diversi. Che per come la vedo io, un giocatore come Riccardi non può sostenere il peso della Juve, ma può sostenere il peso della Roma. Cioè, in una Roma che ancora si affida ai soliti noti, cioè io devo vedere Cristante alla Roma e Riccardi che sta in primavera, che sono due cose completamente diverse. Poi, ragazzi, vi posso dire la verità, cioè è un talento che prenderei domani, se ci fosse la possibilità di prenderlo io lo prenderei domani. Paratici vorrebbe inserire nell'affare dei ragazzi del settore giovanile, la Roma invece non vuole cedere in nessun momento e in nessun modo, nel senso la Roma vuole che Riccardi cresca ancora un po' all'interno della rosa della primavera e poi vuole lanciare in prima squadra. La Juve prima che lo lanci in prima squadra lo vuole prendere. È difficile, perché io non credo che la Roma sia così fessa ad andarlo a cedere. Però credo anche che la Juventus possa tecnicamente andare a tentare sempre di più, forse inserendo nella trattativa anche qualche ragazzo che ha già qualche esperienza in Serie A. Vi faccio un esempio molto semplice. A me, da avere Cristante
in squadra, con tutto il rispetto per Cristante, ragazzi, che è un buon giocatore, a me non me ne può fregare di meno, ragazzi. Se devo sacrificare Mandragora, preferisco andarlo a sacrificare per un talento che tra 2-3 anni potrebbe diventare a mani basse uno dei migliori centrocampisti italiani. Capite qual è il discorso? Allora, io scommetto che se tu offrissi alla Roma Mandragora per Riccardi, se proprio Mandragora lo vuoi cedere, che non te lo vuoi tenere, io penso che la Roma accetterebbe. Ma io penso che verrà fatto lo scambio Mandragora-Cristante semplicemente per una questione di plusvalenze. Fatemi sapere nei commenti che pensate. Ciao.